Allora, love! Ciao belle, la quarta volta comincio questo video perché ero senza pinza per i capelli, prima una cosa, poi un'altra. Ciao, posso fa! Ciao bellissime! Allora, scusatemi se la luce è quella che è, però purtroppo sono le 6:30 di sera, perché io fino alle 6:30 vado in letargo. L'unico momento in cui potrei girare bene è mattina o dopo pranzo, ce la farò a guardare il pallino. Ma diciamo la verità, io non guardo il pallino perché mi distraggo a guardare me perché sono bellissima, no? Cioè, ho una faccia che è troppo bella. Tutti, diciamo, più che altro mi distraggo a guardare i miei piercing bellissimi, il mio eroderma, come lo volete chiamare, i miei bambini, e quindi mi distraggo a guardare i miei bambini e non guardo il pallino. Allora, love, vi sto facendo vi sto mettendo un video al giorno e non prendeteci il vizio perché veramente ragazzi mi rendo conto che fare un video al giorno è davvero. Allora, io ultimamente c'è. Sembra che lo sappia che vedo che lo fa vedere in camera. Allora, ultimamente io non ho un cazzo da fare perché non lavoro, però. Visto che siamo in 6 in casa, anzi 9 con gli animali, la mia mamma è un po' in difficoltà, quindi bisogna gli dare una mano. E poi ragazzi, fatemi sapere se succede anche a voi. Io di questo periodo ho un sonno bestiale, sempre perennemente sonno. Io non so se è un problema mio, fatto sta che io fino a quest'ora me la dormo, cioè a parte quando do una mano alla mamma, cocci, piatti e roba del genere, pulire il bagno, dare uno stracciato al muro, però quando è così io me la dormo, cioè gna la faccio e il mio fisico non ce la fa a carburare. Quindi oggi volevo girare un video perché mi mancavate, perché ho messo tutti i video un po' vecchiotti, o comunque vedete era per quello che facevo i vlog, perché comunque quando andiamo in giro o dovunque io sia a farvi il vlog mi viene bene, perché almeno aga mi stringi, ok. Comunque, questo è quello che volevo dire. Quindi non vi abituate troppo. No, sto scherzando. Cercherò di fare più video che posso, visto che fra una ventina di giorni me ne andrò. E vi parlerò anche di questo. E poi un'altra cosa. Tanti di voi mi richiedono il video dove vi parlo della mia esperienza. Allora, figliole, partiamo dal presupposto che ora come ora per me è anche difficile parlarne. Nel senso, faccio davvero, davvero fatica a parlare di determinate cose, a ricordarmi determinate situazioni. Me l'avessero raccontato, ve lo giuro, io avrei detto: ma che cazzo stai a dire? Camilla non è mai stata così, cioè, nel senso, io non ho mai avuto problemi a parlare di niente. Ma che cos'è il pennello che puzza? Può essere. Faccio fatica a parlarne e quindi cerco il momento giusto il mio stato d'animo giusto per, quindi non vi preoccupate, comunque lo farò, cercherò di farlo nel miglior modo e comunque stringiamo. Allora, come avrete letto dal titolo, questo è un video dei prodotti promossi dell'ultimo periodo in collaborazione con la ragazza più bella, brava, figa di YouTube, e stiamo parlando, naturalmente lo leggerete penso dal titolo, e stiamo parlando, cioè scusatemi. Allora, io gli ho chiesto questa lavorazione perché lei ha una bravura innata, cioè comunque io che sappia io lei non è nemmeno una makeup artist, come del resto non lo sono io. Qualcuno ha detto che ostento il mio diploma da estetista. Io ragazzo ho buttato in eccesso 10.000 euro col diploma da estetista perché ci hanno insegnato una frazzalazza. Comunque ci hanno insegnato pochissimo perché l'ho fatto in una scuola veramente veramente. Cioè, qui a Siena, cioè, forte, cioè, per carità, niente da dire, è una scuola, però non è una scuola specifica di estetiste, cioè parrucchieri, estetisti, cazzi e mazzi, e quindi sì, vengono a insegnarti magari delle estetiste, però a rigazzi, cioè. Ok? Quindi io non ostento assolutamente il mio diploma da estetista, anche perché pulisco il culo alla gente da oramai 10 anni a questa parte, quindi sostentavo il mio diploma da estetista, ma questa persona che l'ha detto mi ha fatto schiattare dalle risate, non dico chi è perché non gli voglio dare visualizzazioni, però prima o poi ne parlerò, prima o poi faremo qualcosa insieme perché è una persona che secondo me ci sta dentro. Allora, questa ragazza è fotonica, cioè è bravissima, fa tutt'altro lavoro anche lei, e mi viene da dire davvero, cioè,
alcune delle nostre aziende, tipo la Bulac, la Nali, mandano prodotti e fanno benissimo, perché lei è veramente, veramente brava. Quindi le ho detto facciamo un video in collaborazione, perché avrei piacere che tante delle mie iscritte comunque andassero e vedessero anche lei, perché veramente merita. Inizialmente si parla di i primissimi periodi in cui ero su YouTube, mi dava fastidio la sua voce, però purtroppo la sua, cioè purtroppo è la sua voce. Poi quando uno piano piano una persona la impari e la guardi e vedi altro, come magari io posso rimanere sul cazzo perché dico 20.000 volte all'ora, perché non sto ferma un attimo, perché mi tocco i capelli, perché mi scaccolo, scorreggio il tutto, è la stessa cosa. Magari a voi vi rimango nel cuore perché mi volete bene, la stessa cosa ho lei, poi impari a volergli bene e il resto è. Però devo essere sincera che è la prima volta, i primi tempi, che ora sti capelli, vogliamo parlarne, Camilla, perché veramente ci avrebbero rotto le palle, sono puliti, capito? E quindi inizialmente mi dava un fastidio cronico la voce. Comunque il video, siamo a 7 minuti, ancora non ho detto niente, mi devo sbrigare perché c'ho un botto di roba. È un video in collaborazione con Bambola Malefica, Chiara, a cui mando un bacio gigantesco e vi prego andatela a vedere perché merita, merita tantissimo. Allora, stringiamo, perché ho diversi prodotti da farvi vedere. Partiamo con la skincare e prodotti per il corpo. Allora, primissimo prodotto che vi mostro è questo. Questa è una figata pazzesca ed è la cosa più bella che io abbia mai provato. Questo è l'Hydra Genius Aloe Water. Sentite, c'è anch'io che proprio di inglese trovo fuori o no, cioè, abbiate pazienza. Ed è della Garnier. No, è della L'Oreal. Allora, io do due pucciate mattina e sera, lo uso come crema, non uso la crema, ed è praticamente un siero ed è acqua pura, cioè è acqua pura, vi lascia il viso idratato. Si usa, secondo me, è ottimo anche come primer. Pareva uno stroncavo e non mi ricordo il prezzo, però come vedete è un ciotolone veramente grande. Facevo fatica, non so se vi ricordavate il siero che usavo io, quello da 20 euro della anche quello non mi ricordo di che era, perché adesso non l'ho più comprato, perché comunque c'avevo questo, perché vado alla ricerca di sieri. Ho trovato un contorno occhi che secondo me per adesso non mi dispiace, ed è fatto come quello della Clinique, quindi ho comprato la Hop con quella piastrellina di ferro, però per adesso i risultati non me li dà. Io non troverò mai, penso, un contorno occhi che mi dà dei risultati. Comunque questo è davvero ottimo come primer, come idratante, chi ha la pelle secca, chi ha la pelle grassa, è favoloso. Non mi sembra, però costi pochissimo, ma è tantissimo, ce l'ho, stavo ancora standonato e l'ho tenuto chiuso per un sacco di tempo perché avevo l'altro da finire. Poi questo, cioè, voi non potete capire, cioè, mi sono fatta malissimo. Cioè, poi uno c'ha da tirare una moccolata, no? Cioè, se poi tiro un moccolo è la fine, no? Perché se tiro un moccolo è la fine. Questo qui è lo struccante della L'Oreal, sempre. È uscito un nuovo struccante della L'Oreal rosa, al petalo di rosa, che lo volevo prendere, ma vi giuro che costava una sassata. Io non so se vi ricordate che questo l'ho preso un botto di tempo fa e costava 11 e rotti euro. Non so se vi ricordavate, vi dissi: ah, il papà di struccante, fallo essere cattivo, 11 euro, che metto una bomba all'Oreal, bibubba. Ve lo ricordate? È questo qua, che adesso costa circa 3-4 euro ed è olio straordinario, latte, olio nutriente, detergente, detergente, strucca delicatamente. È ottimo. Mi piace un sacco perché all'interno c'ha l'olio. Ora comunque ha un prezzo che è sicuramente più abbordabile di 11 euro. E a me piace tantissimo, mi trovo davvero molto 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 bene. Allora, prodotti corpo. Questo qui è una crema da massaggio, di cui ho anche la maschera, pagata 2,90 euro questa, a quel negozio dove c'era pure la Wet n Wild al Grondaia. Non me lo ricordo, dopo ho comprato insomma il lip della Dior, non mi viene. Vabbè, questa qui pagata 2,90 euro, sono 250 ml di prodotto, e ho comprato sempre a 2,90 euro la maschera nera, che poi è grigia, che ve la volevo, vi volevo fare anche un video con quella, però mi andava tanto sta maschera nera, però è grigia, quindi ho detto lasciamo sta, però è molto buona anche quella. Questa è una crema da massaggio, orchidea nera, cioè voi non avete idea di quello che non profuma questa crema, cioè è andata perché non c'è più memoria.
Allora, è la crema più buona che esista sulla faccia della terra, a parte che ha un odore paradisiaco che vi rimane sulla pelle tantissimo. Sono quegli odori che persistono addosso. È tantissima, è proprio tanta di quantità ed è crema da massaggio, ma è morbidissima, vi lascia la pelle proprio stramorbida. Quindi per 2,90 euro sono rimasta non soddisfatta, soddisfattissima. E ora voglio andare infatti a vedere se ne trovo un'altra, perché trovare una crema così valida è veramente, veramente non da tutto, o non da tutti, o non da sempre forse. Allora, ultimo prodotto corpo, abbiamo queste tre. Allora, comincerò a fare pure io le marchette. Camilla e le marchette? No, cioè, lo sapete assolutamente. Allora, queste tre sono tre creme mani che mi sono state inviate dalla Mercy Hand, che è la... Allora, vi spiego. Queste creme vengono dal sito Octoly, ok? Da cui ho preso anche un poster che non vedo l'ora arrivi perché potrei morire. Naturalmente, hanno parecchie cose, avevano la macchia che mi hanno inculato de pezza. E la prima che ho preso è questa crema mani, questa rossa mi sembra, sì, no, sì la rossa, sì, e dico, vabbè, mi è arrivata questa crema mani, ma chi se la incula, cioè mi fa nemmeno il video, no? Arrivo, la apro, me la metto, muoio, la mia mamma arriva a casa, Camilla, ma sto odore cos'è, ma cosa ti sei data stamani? Allora, sono delle creme che poi appena infatti ho visto come era messa, cioè il giorno stesso ho preso le altre due, mi sono arrivate il giorno dopo. Hanno degli odori, oh mio Dio, vi giuro, sublimi, da sega non si dice. Hanno degli odori da orgasmo, da orgasmo. Allora, questa è tipo la ciliegia, però è un odore alla ciliegia, di quelli invadenti, no? Proprio che, essendo poi una crema, ti rimane anche questa sulle mani in una maniera incredibile ed è la cosa più bella che esista, perché te la mattina ti svegli, o comunque io vi dico la mattina perché solitamente lo fo la sera di darmi crema eccetera, no? La mattina ti svegli e non c'è più niente addosso. Con queste qui la mattina ti svegli e hai ancora questo odore che ti avvolge ed è una cosa pazzesca da quanto è buona. E devo dire che lasciano davvero, davvero, davvero le mani stramorbide. Io ho veramente dei seri problemi ultimamente con le mani secche, non so perché, perché forse mi sono stata poco dietro nell'ultimo periodo, ma non credo. Ho particolare creme, ho particolari problemi di mani secche ultimamente, non mi era mai capitato, anche perché mi sono sempre data quintali di crema, quindi citte, so la fine del mondo, ve lo giuro, non faccio marchette, lo sapete, ma vi posso garantire che costano 4,50 euro, sono 30 ml, quindi non è tanta come quantità, però io, cioè, sono le 4,50 euro meglio spese della vita. Le trovate o sul sito mercyhand.com, che ve lo lascio sotto, o su Sephora, ok? E sono tutte e tre sublimi. Cioè, questa gialla che addirittura potrebbe sembrare limone, ma non lo è, è almonoi, cioè. Non potete capire, figliole, cioè, non... Come fa a farvele sentire, cioè, capite che vi voglio dire? E comunque, c'è, cioè, 10 e lode. Ok, abbiamo finito i prodotti per il corpo. Veniamo al make-ups. Allora, ho cercato di raggruppare un po'. Ah no! Allora, come sapete, io sono fissata con i denti bianchi. E come sapete, ultimamente fumando come una pazza isterica, fumando come una scaricatrice de porto, mi è venuto innanzitutto le dita gialle, anche i pollici. E mi era venuto i denti davanti gialli. Allora, questo è un prodottino che io avevo nella scatolone dei prodotti nuovi, perché ce n'avevamo due o tre che avevamo comprato con Aline a suo tempo. Costano una balla, costano 10 euro circa, mi sembra. È una pennina fatta così, che ve la date qua. Pigiate qua. Allora, vi lascia una... Allora, già lo vedete così, guardate, che io non ho pigiato e quindi c'era soltanto il residuo. Vi lascia questa sostanza sui denti che vi fanno anche da, che vi fa anche da barriera. Sono micidiali, cioè voi fate un prima e un dopo, vedete i denti che diventano, no, bianchi, latte. E è favoloso, io lo lascio qui perché infatti quando faccio i video di solito, perché questa è da tenere in borsa, ve la mettete in borsa e quando andate a giro vi spennellate il dente e vi posso garantire che è
Der love. Ora costano una balla perché sono uscite adesso, ma comunque penso, spero diminuiranno perché comunque ora io non mi ricordo il prezzo, ma quando sono presi non costavano parecchio. Veniamo al make-up. Allora, io avrei un sacco di fondotinta che ho usato in questo periodo, quindi il Dermablend, ecc. Però devo dire che gli unici due di cui vi vorrei parlare sono questi. Ora, come fate ad ascoltarmi? Mi chiedo, come fate ad ascoltarmi? Allora, questo è lo Stay Super Stay 24 ore che, come sapete, io usavo già della Maybelline, è solo cambiato il packaging, anche perché a me piaceva tantissimo anche il vecchio. È una soddisfazione quando hai pochi prodotti così come fondotinta, perché io ho una balla di fondotinta, lo sapete, che cominci a vedere che il prodotto se ne va. E questo è il Fit Me, che oramai è praticamente finito, il mio è il 130. Questo è quello che mi chiedete sempre, io praticamente lo sto usando tutti i giorni, perché oramai è alla fine. E questo qui, allora, questo è quello che mi chiedete sempre dove, ah, come c'hai un viso bellissimo, è questo. A differenza che secondo me è un po' differente dal vecchio Fit Me, perché è comunque più, allora, questo c'è scritto Matte Poreless, secondo me questo è meglio di questo. Io questo comunque lo uso perché non ho grandi problemi di pelle, però vi devo dire che questo davvero vale, vi lascia la pelle bella di porcellana, non troppo luminosa, a differenza di questo vi lascia la pelle molto luminosa, però devo dire che sono, non dureranno mai 24 ore o il cazzo alle, cioè, il cazzo alle vecchie, però vi durano abbastanza e quindi ce la fate bene anche ad usarli durante la giornata. Io per esempio me lo sono andato stamani, come vedete ce l'ho ancora e sono le 6:30. Vado a stringere, bimbe, perché come al solito se non mi perdo e ci vuole una vita. Allora, io ultimamente non sto usando correttori, non vi posso mettere questi perché comunque l'ho utilizzati pochissimo. Quello che vi metto è lui ed ho scoperto che questo che io pensavo che era un correttore è un fondotinta, però io ve ne parlo come correttore. Questi sono i miei correttori preferiti. Questo ho saputo che è un fondotinta, è infatti Wiped Foundation. Io lo uso come correttore, mi piace un sacco. Copre tantissimo e forza, mi piace, ha dei balmi, ma che ve devo dire. Invece questo è della Essence ed è il Get Picture Ready e devo dire che io lo uso, questo è il di Acivori, c'ha la spugnettina, io lo uso come illuminante, non costa niente, copre abbastanza quando voglio fare l'highlighting e mi piace. Poi cipria, la cipria che sto amando di più di tutte, anche perché quella bellissima, fighissima che vi ricordavate, fatta a plettro, mi sembra di Luna Cosmetics, oddio, non me lo ricordo, è sempre nelle scatole, anche se oramai era alla fine. È questa qui, la Instant Fix and Matte. Avrei anche un'altra cipria, però ho preso questa, mi sono innamorata e non l'ho più tolta. Non ho mai usato il Kushi, fatemi sapere perché qui. Cioè, sono nella disperazione. Allora, le due cipre per assoluto sono queste, ok? Questa l'ho usata praticamente una vita, anche quando stavo là a San Donato. È dell'Etude House, è la numero 02, è la numero 2, è tutto in cinese. Come sapete, io adoro gli Etude. Camilla, calmati, ok? Dell'Etude House. A parte che ha un odore che è veramente da masturbazione. E poi il colore è chiarissimo, è molto glitterata, è molto leggera, non si vede praticamente niente, vi lascia questa patina leggerissima sul viso, mi fa impazzire, però sto cercando di scentellinarla per non finirla. Mentre questa è della Rimmel ed è l'Instant Fix and Matte Translucent Powders. Oramai se ne sta andando, come vedete. Questa è bianca, io non ho mai amato le cipre bianche, fatto sta che questa mi piace tantissimo, è finissima, un'ostia, e devo dire che mi fa impazzire. Questa è la 001 Translucent, a me mi piace, sto usando questa fino a che non la finirò, non ne userò altre. Bronzer, 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 bronzer. Allora, il bronzer è questo della Pure Bio, il mio è lo 02.
da come lo sapete, tanto lo usavo pure di là, che me ne sono ricordata dopo e ce l'avevo. Era l'unico bronzer che sono riuscita a terminare, cioè proprio mangiata sta terra, perché è l'unica terra fredda che io conosca. Non sto a parlarvene troppo perché siamo parecchio indietro con il tempo. E un altro bronzer che uso tantissimo è questo della Freedom, la palette della Freedom. Questi due prodotti insieme, questo è un po' più freddo, questo è un po' più caldo. È un po' più caldo, io faccio un mix, anzi passo, diciamo, prima questo qui e poi prendo l'altro e lo spennello un po' dappertutto. Mi piace tantissimo. Allora, poi lei, non ve la posso non nominare perché l'ho usata veramente fino al vomito. Questa è la nostra Shimmer Squad della Lottie Palette, 7,90 euro di palette. Anche se la uso tutti i giorni, io vi vorrei far vedere che le cialde sono ancora qui. Perché veramente c'è. Oh mio Dio, cosa non è? Cioè, io non riesco a non illuminarmi come se non ci fosse un domani. L'amo alla follia, mi piace tantissimo. È la palette più valida di illuminanti che io abbia, non è vero, c'ho una anche di Sleek. Però adesso c'è questa. C'è anche altri illuminanti, però di illuminanti c'è il vomito e a me piacciono praticamente tutti, quindi non sto a menarvela troppo. Anzi, vi vorrei far vedere soltanto questo se lo trovo. Chiaramente, no, se non lo trovavo, dovevo perdere del tempo. Questi della Kiko. Non trovo l'altro, che è quello che uso, Madonna, che è quello che uso di più e sono questi. Questo è lo 02, che ho usato molto molto meno rispetto all'altro, mentre l'argentato lo uso tantissimo. Era qui fino ad ora, eccolo, eccolo qua, 01, strapromosso, lo adoro, lo amo, mi fa impazzire, cioè lo adoro veramente. Se mi dovessero dire cosa ti porti in un'isola deserta, l'illuminante, 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 avete capito? L'illuminante. Ok, poi allora, l'unico mascara che vi metto, visto che vi ho già fatto il video sui mascara, è lui. È lui ed è. Qualcuno mi ha detto che c'era uno sconto della Bionicle. Ragazze, se trovate lo sconto, questo scontato, fate la scorta, prendetene 4, 5, perché sono la cosa più bella del mondo. Quando su Instagram mi chiedete cosa ho sulle ciglia, è questo, bimbe, è questo. È questo ed è il mascara più figo che esista sulla faccia della terra. Quindi c'è lode, questo Bionicle 3D. Poi veniamo a il eyeliner. L'eyeliner, io ho un eyeliner Diego Dalla Palma che è da buttare nel cesso in confronto a questo della Essence. Questo è Essence Eyeliner Pen Waterproof. A noi non ci interessa che sia waterproof, ma è bestiale. Scrive di brutto. Avevo degli eyeliner della Essence che erano pessimi, veramente usati due volte da buttare in UGS. Invece questo è micidiale. Nonostante tu scriva sopra ombretti, ombrettini, ombrette palettuzze, lui scrive, non c'è storia ed è micidiale, 3 euro e qualcosa, 3,90 euro, il top del top. Ora, adesso veniamo, come blush io ultimamente non sto utilizzando niente se non il nostro The Balm Stain, questo che è lo Pinstripe, che è questo colore qui, perché ultimamente, come già sapete, come già vi ho detto, uso pochissimo la Madonna, uso pochissimo i blush. E poi questo della Sleek, che ve lo metto adesso perché mi è stato mandato da Giorgia poco tempo fa, che però ho utilizzato tanto perché è marrone. Questi sono gli unici, sì, vabbè, cioè ciao. Mi sto un po' allinando perché devo andare troppo in fretta. Gli unici blush che uso, ok? Forza, Cami, ce la può fa. Veniamo ai lip. Allora, loro, cioè loro, oh mio Dio, non vi sto di niente perché avete visto, rivisto, vomito, rivomitati, mangiati nel piatto, nel cassetto, ovunque, quindi 10. Un altro invece che vi voglio mettere, allora, è questo della Mulac. Allora, vi metto Velvet Ink della Mulac perché innanzitutto il nostro colore ci piace, ve l'ho già fatto vedere, non sto a menarvela troppo.
Mi fa impazzire e devo dire che ha un'ottima durata, perché io, avendo i vecchi, avevo un pessimo ricordo degli Inc della Mulak, invece questo è buono, mi piace, resiste molto, devo dire che top. Devo un attimino capire in habla, perché purtroppo in habla quello un po' più chiaro regge meno. Devo un attimino, appena poi ho capito l'andazzo frasso, ve lo faccio sapere. E poi c'è lui. Ragazze, tutte voi mi dite, ah, quello non mi è piaciuto. Kat Von D pessimo, Blow in Arrow, ma perché non regge? Ma perché secondo me, allora c'è chi dice reggono e c'è chi dice non reggono. Sono più quelle che dicono che non reggono, però Blow in Arrow secondo me è un problema anche di colorazione. Pessimo. Quando voi mi dite Kami, che dobbiamo comprare? Kami, Kami, Lip Lip, ragazze, voi andate sul Color Drain, questi. Non sbagliate, prendete un lip che vi dura per la vita. Io penso sia un botto di, non lo dice, è un botto di prodotto dentro, ce n'è quanto vi pare. Io ho questo e l'altro è Snow, non mi ricordo, ma è fenomenale, è leggermente più scuro di questo, più freddo, e sono i lip migliori al mondo. Cioè, ragazze, prendetevi un color drain e siete sicure che vi dura per la vita, vi regge mentre mangiate, anche se siete delle vacche come me che per mangiare c'è. Quindi questi e fate il botto giusto, 11 lode. E poi veniamo allo Smashbox. Allora, a me questo mi fa impazzire. Ha un colore che veramente è da disturbo. Cioè, io non posso non mostrarvelo. Oh mio Dio. Allora, ho sentito una ragazza l'altro giorno, perché questo costa 22 euro, eh. Questo uguale, più o meno siamo sui 18 dollari, 18 euro, 20. Però, ragazze, io capisco che anche questa città mi ha detto, guarda, ho speso 22 euro e a lei il rosso non gli dura. Allora, premetto, gli ho detto, c'è chi dice, a seconda nelle labbra vi durano di più o di meno? No, allora, non è una questione di labbra, ragazze, perché sì, ci può essere chi ha le labbra più secche, chi ha le labbra meno secche, ma non vuol dire che dipende dalle labbra, perché il lip, se tiene, tiene, se non tiene, non tiene. Non è se te c'ha le labbra più morbide o meno, cambia la colorazione delle labbra, perché magari il vostro colore sotto vi fa cambiare il colore sopra e quindi vi regge meno, perché sembra come Blow in Arrow simile, e probabilmente anche se ce l'avete sulle labbra non si vede. Ma non credo, io vi dico quello che penso, anche se c'è chi ha detto che ho stento e sono un estetista, a me dei lip l'acquere sono gli estetisti, mi hanno detto un cacchio. Quindi comunque lei mi ha detto che l'ha comprato e gli fa schifo. Io devo dire che invece a me piace molto. Il mio è Chili Zone, dovrebbe chiamarsi, non ha un nome, un numero, e è fantastico, costa 22 euro. Avrei voluto prendere anche l'altro, c'è un rosino violaceo tipo questo che è bellissimo. Ah, io ho preso questi qua, che sono della Maybelline, che ha un colore pazzesco, porca troia, però è un lip, 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 cioè sono, lucidi. Però devo dire che, siccome lo sto rivalutando tantissimo, sto colore, vabbè, e devo dire che mi piace molto. Poi, probabilmente il colore rosso ha una durata diversa. Per esempio, questo rosso qui, che poi vi faccio vedere, sto kit, è pazzesco. Quindi, dicevo, bimbe, non so che dirvi. Io, personalmente, lo sapete, io se vi dico una cosa è perché è quella, cioè non vi direi mai una cosa per un'altra, non avrebbe senso. Io vi ringrazio comunque davvero tanto, perché questo mese siamo cresciuti quasi di 2000 iscritti in un mese. E ho anche guadagnato parecchi soldi questo mese con YouTube, però non mi sono stati dati ancora. Cioè, nell'analyze devo dire che questo mese siamo andate parecchio su. Oddio, parecchio su, non è che ho fatto 1000 euro, però ragazze, la metà quasi. Quindi sono contenta, anche se ancora non mi è arrivato niente. Quindi boh, vediamo, dovevano arrivare solitamente verso il 24-25, così. Quindi io vi ringrazio, vedete, anche quando comunque io ve lo dico, cioè, ragazzi, I love you. E niente, comunque mi piace molto, dipende forse dal colore, però ragazze, il meglio lip, cioè ora non è un video sui lip, Camilla, porca troia, però io non riesco, ma poi vedo la roba. Questi sono i meglio lip del mondo, quelli della Wyon, cioè guardate come sono sti tre colori, cioè come fo, io cioè, ho i gusti migliori del mondo, sono fantastici, reggono tanto, e io questo l'avevo lasciato nella sua scatolina, perché comunque è un'edizione limitata. Ragazzi, regga una bestia e non costa un cazzo. Quindi, ok,
Quindi questo un po' così. Allora, questo qui è il famoso kit che vi stavo dicendo su Instagram. Fatemi sapere come si fanno queste benedette live su YouTube, perché ne vorrei fare qualcuna. Come vedete non le faccio su Instagram perché salta la voce, non ho un'ottima connessione forse. Allora, questo è il kit labbra, cioè questo che ho su. Allora, si chiama kit labbra perfette made to last duo. Me l'ha regalato Aline questo, il mio amore, è bello. Quindi non so quanto costa. Allora, questo è lo 005 Deep Ruby. Io non amo i rossi, però come sapete c'ho pure il rosso di quest'altro. Questi rossi qui, sì, mi piacciono, i rossi scuri, così. Allora, qui abbiamo la matita, che è questa, Made to Last Definition Pupa 302, che non ha il temperino, ma si girano. Allora, vi faccio vedere, questa è la matita. Senza matita il colore del lip non mi piace per niente, diventa più rosso e a me non piace. E questo invece è fatto così. Io ne ho alcuni di questi, purtroppo sempre nella roba, negli scatoloni, che poi vi spiegherò tutto, dai, piano piano, ora prima di andare via. E questo è il lip ed è il numero 005. Allora, come vedete, se metti matita e lip, il rosso così a me non piace, il rosso sangue così a me non mi ispira. Cioè, è bellissimo magari per una serata molto scicchettosa, ma a me il rosso sangue, boh, è bello comunque. Cioè, non è che ci ho avuto la fissa pure del rosso, ma per un breve periodo. Comunque, se le metti insieme mi piacciono molto, hanno una durata pazzesca. Io questo, come sapete, non lo uso assolutamente il glossy. Però devo dire che a me questo set mi ha davvero stupita. Potrebbe essere un bellissimo regalo di Natale. A proposito di regali, io non vi sto a fare cose di regali di Natale. Come vedete non abbiamo, cioè non abbiamo messo nemmeno l'albero in casa ancora. Cioè, una tristezza infinita, proprio una tristezza. Non avete idea quanta tristezza mi fa sta cosa. L'anno scorso a casa nostra abbiamo tenuto l'albero fino ad aprile, cioè fino a Pasqua. Ed è stata la cosa più bella della vita, cioè ve lo giuro. Comunque, devo dire che è un ottimo kit, mi è piaciuto tantissimo e vale veramente tanto perché il prodotto regge. Io oggi ci ho mangiato, poi io ribadisco, mangio come un maiale, poi a seconda oggi ho mangiato pure il costoleccio, cioè dipende sempre quello anche che mangi, no? Poi io tendo parecchio a pulirmi con il fazzoletto, però arriga, quando regge, arriga, sì, quando è buono e questo vi posso garantire che è ottimo. Ora io non so la gamma di colori, non so niente perché me l'ha regalato Aline. Ok, siamo alla fine se Dio vuole e c'ho solo gli ultimi due prodotti da farvi vedere. Le ciglia finte sono sempre quelle della Lotus, strapromosse perché bimbe ve l'ho fatto, ve l'ho detto fino alla nausea. E promuovo tantissimo pure questo, che è lo spruzzino della Bottega Verde, che l'ho comprato d'estate a Cipria, guardate. A parte un odore di cipria che veramente, cioè, mi fa impazzire. Purtroppo adesso non lo uso, ma rimanete strabelluccicose di brutto. Cioè, a me mi ha fatto morire quest'estate, io sono stata tutta l'estate così, eh. Io, come sapete, mi piace tantissimo essere sbrellucciosa. E questo, aspettate perché ce n'è un altro, questo e questo, il gold, vi ricordate, no, d'estate, quello della pupa? Che siete strabellucciose. Ecco, io d'estate adoro essere sbrellucciosa. Guardate com'è. Cioè, quindi lo amo. Fatemi sapere se c'è ancora da Bottega Verde, perché non ci passo mai da Bottega Verde. Allora, ultimi due prodottini che vi promuovo sono questi. Allora, io ho un odio spasmodico per gli smalti, perché non riesco a darmi lo smalto, perché tutte le volte che mi do lo smalto puntualmente me lo sbeccuccio e la cosa mi fa impazzire. Forse perché non riesco a stare ferma, può essere, però vaffanculo. Ed è per questo che tendevo tantissimo a darmi a darmi gli smalti con la lampada. Cioè, ancora sberlucciano le... Mettevo nella lampada le unghie e mi rimanevano là. Ultimamente, avendo la lampada sempre giù dal babbo negli scatoloni, allora, io bimbe, fino a che non vado via, comunque questo doveva essere uno stallo. Noi dovevamo prendere una casa e la mia mamma non ha voluto perché non voleva farci pagare l'affitto. Quindi, comunque, ecco, ora per adesso non posso neanche tirar fuori la mia roba perché qua non ci entreremmo. Noi aspettiamo appunto di uscire e poi di avere una casa nostra. Ci stiamo già organizzando anche lì e quindi vi dirò poi anche di questo.
Quindi ho un odio spasmodico per gli smalti. Non mi reggano niente. Il giorno dopo l'ho già sbecconcellato in cima. Cioè, l'ottimo è della. Lo trovi alla, lo, io lo trovavo alla Gardenia. Ed è un top coat che voi lo date e vi regge lo smalto tantissimo. Fatto sta che anche quello adesso, vedete com'è. Non ce l'ho più, però vedete, tende a espandersi, a evacuare. E quindi mille smalti ho, ma veramente, cioè, 300.000 l'ho là. E qui ce n'ho 50, mettiamo, no? Non c'è stato uno smalto decente. Allora, ho tirato fuori questi qui della Essence, sono i metal. I perli metal, io ho questo e il grigio e sono matte. Allora, a parte la bellezza di questo smalto che diventa matte con questo rosso potente proprio, cioè è pazzesco. Io ve lo giuro, è da pazzi sto smalto, cioè è una bellezza disumana. Vediamo se riuscissi a. E poi diventa matte. Allora, non amo particolarmente lo smalto matte perché lo smalto mi piace lucido. Però quando il colore è bello come questo, pieno, con una passata, ho comprato degli smalti della Kiko Chiari e veramente, cioè, ci vuole 40 passate e mi verrebbe da andare lì e batterglielo nella bocca perché. Comunque, questo è il grigio. Purtroppo io ve l'ho fatti vedere, ma non ve le volevo far vedere perché sto comunque in edizione limitata, quindi non le potete trovare. E siccome a me mi viene nervoso quando guardo i video e non riesco poi a trovare dei prodotti che non trovo più, non riesco a trovare dei prodotti che non trovo più, non riesco più, non, ci sono prodotti che mi fanno vedere che non se ne trovo più, mi fanno cazzare. Però questi e poi c'è questo. Allora, questo me l'ha regalato, è il mio primo, il secondo smalto della Issy e mi ha regalato Franceschina. Allora, questo è un colore ed è quello che ho su. Lei ha detto appena l'ho visto, pensate, esatto, questo è il mio colore. Io non vorrei che mi si fosse ingrigito le dita. Allora, cioè voi non avete idea, ma è ingrigito questo dito qui perché ci fumo. Vedete, questo è grigio e questo è viola. E con questo chiudo. Allora, questo è Take Me to Tread, il 70. Spettacolari. Cioè, con una passata sono stracoprenti, poi certo ne dai due perché comunque siano più belli pieni. Coprente, molto duraturo perché io è già 3 giorni che ce l'ho senza top coat e sbocconcillato un po' qua, ma niente di che rispetto agli altri. Quindi strapromossi e da qui in avanti comprerò gli smaltissi. Cioè, bravi, per forza. Va bene, bambole, ho finito, ce l'ho fatta a dirvi più o meno tutto. Non vi ho messo altri rossetti carucci perché tanto avevo fatto il video, ve l'ho messo per l'appunto oggi, credo. Quindi vi lascio naturalmente il canale di Bambola Malefica, Chiara, nell'info box. Mi raccomando, andatela a vedere. Io ti mando, Chiara, un bacione gigantesco, forza e coraggio, perché veramente vali e prima o poi, e se poi la gente se ne accorge, fagli così, perché te vali, e questo è l'importante. Se poi è, ma chi se ne frega, cioè come a me le aziende, a me se ne cullano di pezza, ma chi se ne frega, cioè io ho le mie cifre, che oramai siamo 40.000, 2.000 iscritti in un mese, cioè ma di che stiamo a parlare? Che cosa voglio di più dalla vita? E con questo chiudo. Io vi mando. Certo farebbe piacere, però comunque questo ne parleremo poi. Anzi, ora che sto cominciando ad usare Instagram e imparare come si fa sondaggio, cose fare, fave e cazzi, fave e piselli, vabbè, volevo dire quell'altro, ma non mi viene, e borlotti, ecco. Quindi cercherò anche di chiedervi un po' di consigli, quali video volete, quali non volete. Io vi mando un grande bacio, ho fatto l'ennesimo video da 300 minuti, fate brave, spippeggiate poco. Vi adoro, siete il mio più grande sostegno.